diciamo facile condensare la teoria della delegazione secondo le Beck in un'ora, però cominciamo a dire cos'è un intervallo di Rn. Un intervallo di Rn, questo mi pare di averlo già visto, è A con 1 B con 1, cartesiano A con 2 B con 2, cartesiano A con n B con n, A con n grande B con n grande, stiamo in dimensione n. Ok? Cioè, per esempio, in tre dimensioni è un parallelo di chiaro? Ok. Ora però, prima cosa, si prendono semi aperti a destra. Vi ricordate che gli intervalli si prendevano semi aperti a destra quando dovevamo fare integrali limiti? E qua pure si prendono semi aperti a destra. Per quale motivo? E così si attaccano bene. Se come le costruzioni che hanno un lato di un fatto in un modo, un lato fatto in un altro. Perché quando tu fai attacchi intervalli di segno aperto a destra non avevi intersezione, l'unione li potevi giustapporre senza intersezione, no? Potevi non avere intersezione. Questo è lo stesso. Allora, questo qua è quello che si chiama un intervallo o un rettangolo di Rn. Ok? Come si fa la misura elementare di un rettangolo o intervallo di Rn secondo voi? Questa è uguale sia per le Beck che per Riemann o per Amcio. Come si fa la misura? Come si fa il volume per parallelo di P? Lato per lato per lato. Cioè si fa il prodotto per J che va, o per I che va da 1 a N di P con I meno A con I. Facciamo un esempio, se io ho l'intervallo in R3, 2, 3, cartesiano, 1, 5, cartesiano, 2, 7, questo qua quanto fa? 1 per 4 per 3 per 5, scusate, fa 20, che fa 7 meno 2 fa 5, 5 meno 1 fa 4, 3 meno 2 fa 1, 5 per 4 per 1. La misura tridimensionale di questo fatto. È chiaro fino a qui? Adesso secondo voi, mettiamo che siamo in R2 e io ho l'unione di due rettangoli fatti così, come si fa la misura dell'unione? Secondo voi? La misura del primo più la misura del secondo meno la misura della intersezione, che è un altro rettangolo. Oppure se volete lo spaccate in rettangoli più piccoli, questo rettangolo 1, 2, 3, 4 e 5 sono disgiunti, allora questo qua li contate tutti quanti una sola volta e poi fate la sua. La misura di questo, la misura di questo, più l'area di questo, più l'area di questo, più l'area di questo. Naturalmente in questo caso 3 l'avete contato una volta sola e quindi l'area verrà uguale al primo. Chiaro? Questo procedimento non lo sto a scrivere per non confondervi le idee, si chiama come si fa la misura di un plurintervallo. Quindi plurintervallo cos'è? Un'unione di intervallo. Si chiama plurintervallo o plurirettangolo. In R è un'unione staccata di intervalli. In R2 può essere un'unione fatta così, no? Anche se connesso non è detto che sia, cioè se in R se era connesso era un intervallo, adesso in R2 no, non è più un rettangolo, si può spaccare il rettangolo disgiunto ma non è più un rettangolo. In R3 è un'unione di blocchi, quindi parallelepipedi. Immaginate una il profilo, cioè una città fatta a grattacieli con tutti i parallelepipedi. Oh. Quindi in questo modo uno può dire che, attenzione, che la misura naturale dello spazio dove stiamo è quella n dimensionale. Se sto in Rn devo fare la misura n dimensionale, se sto in R3 devo fare il volume, se sto in R2 devo fare
l'area, se sto in R devo fare la lunghezza. Poi se voglio calcolare la lunghezza di qualcosa che sta in R3 è un altro paio di maniche, perché questo qualcosa che sta in R3 potrebbe essere disposto lungo il sostegno di una curva, per esempio. Abbiamo visto poi come si calcola il sostegno della curva, questa è analisi 2, ma un altro discorso. La misura naturale dello spazio dove sto è quella n dimensionale. Sto in dimensione n, devo fare quella n dimensionale. Ci siamo fino a qui? Allora, è chiaro che un plurintervallo, cos'è un plurintervallo? È un'unione di intervalli. La misura si può definire elementalmente, no? Come si fa? Si fa il plurintervallo, si fa J1 unito JK, poi JH intersecato J1, facciamo JL, JH intersecato JK uguale al vuoto se H è diverso da K. Allora la misura di questo qua sarà la somma per H che va da 1 fino a L e la misura n dimensionale di JH. Cioè si fa la somma e la misura degli intervalli. Basta che si devono essere due e due disgiunti. Perché? Perché altrimenti poi devo togliere la misura dell'intersezione. Invece se sono disgiunti io faccio la somma e sta questo. No, il volume di due grattacieli è la somma del volume di ogni singolo grattacielo. Fino a qui è tutto elementare, coincide per Riemann e coincide per Bell. Ok, adesso le cose si complicano. Allora io prendo l'insieme I, lo prendo limitato perché sennò devo complicare il discorso e non si perde il senso della spiegazione. Prendo E contenuto in Rn limitato. Come si faceva la misura di Riemann? E è misurabile secondo Peano Jordan e mi va a dire che la sua funzione caratteristica è integrabile secondo Riemann se solo se estremo inferiore delle misure dei due intervalli che contengono E è uguale all'estremo superiore delle misure dei due intervalli contenuti in E. Quindi questo è Peano Jordan, che poi sarebbe che da nuovo l'integrabilità secondo Riemann. Questo qua, se vi ricordate, è lo schema che abbiamo fatto in analisi 2 e in analisi 1. Vabbè, l'abbiamo fatto con le funzioni integrabili, però approssimiamo dal basso e dall'alto con le funzioni a scalino. Per gli insiemi, invece di approssimare con le funzioni a scalino, si approssima da dentro e da fuori con i pluri intervalli, che è più o meno la stessa cosa. Chiaro? Questo è Riemann. Qual è il problema di Riemann o Peano Jordan? Che se io prendo i punti razionali di 0,1, l'insieme di Dirichlet, se vi ricordate, non era misurabile secondo Riemann, secondo Peano Jordan. Cioè la sua funzione caratteristica non è integrabile secondo Riemann. Perché? Però il problema è, se vi ricordate, i punti misurabili, i punti di Q sono numerabili, quindi sono una successione. Ogni punto c'ha misura, c'ha lunghezza? 0. E se io faccio la somma di una serie che ha lunghezza 0, quando la lunghezza quando deve venire? 0. Quindi in qualche modo il problema di Peano Jordan è che non mi può. Questa relazione che ci sono sulle misure non mi passano all'unione numerabile, che significa che quando andrò a fare gli integrali le serie non le posso portare fuori dal segno di integrale, almeno non sempre, faccio un sacco di fatica
a dimostrare ogni volta se la posso portare o non posso, faccio un casino. Cioè il problema quando andrò a fare l'integrale di Riemann, partendo da questa misura qua e facendo l'integrale così come faccio questa misura qua, l'integrale abbiamo fatto in analisi 2, se volete portare una serie dentro e fuori l'integrale sono problemi grossi. Cioè giustificare il fatto di portare una serie dentro e fuori l'integrale è un casino, lo potete fare solo per la convergenza uniforme. Ma adesso avete visto bene che tra analisi 2 e analisi 3, serie di potenza e serie di Fourier, è la convergenza uniforme mica ci sta sempre. Qualche volta, per esempio, nel caso delle serie di potenze, la convergenza totale ce l'avete se non arrivate all'estremo degli intervalli di convergenza. Nel caso delle serie di Fourier, la convergenza totale ce l'avete se la funzione è regolare a tratti e continua. E se non lo è? Per esempio, quando abbiamo fatto la serie di Fourier della funzione segno, abbiamo detto questa si ottiene derivando termine a termine da quella della serie di Fourier del valore assoluto di x. Ma questo chi lo giustifica? Con Riemann non lo giustificherete mai, o almeno farete una fatica enorme ogni volta. Giustificare quel risultato sarebbe come inventarsi la teoria di Lebesgue. Allora l'idea della teoria di Lebesgue è: se io voglio la numerabile additività, perché questa misura non è numerabilmente additiva, adesso poi scrivo cosa significa, devo fare lo sforzo una volta per tutte e devo costruirne un'altra che sia migliore. Chiaro? Questo è il senso di fare la misura di Lebesgue e l'integrale di Lebesgue. Allora, come si va a fare? Allora, prendiamo questo caso qua. Come si va a fare la misura di Lebesgue? Si fa così. Prima si prendono gli aperti. Quindi questo è Lebesgue, eh? Allora, per gli aperti si prende che la misura, si vede che tutti gli aperti sono misurabili secondo le aperti. La misura degli aperti è l'estremo superiore della misura degli intervalli contenuti. Cioè gli aperti non ci interessa di approssimare da dentro e da fuori, si approssimano solo da dentro. Poi si prendono i compatti. I compatti sono anche limitati, quindi stavolta hanno anche dei plurintervalli che li contengono. Quindi la misura di un compatto si prende come estremo inferiore della misura dei due intervalli che contengono K. Ok? Bene? Okay. Adesso la misura di E è misurabile secondo Lebesgue se e solo se, per definizione, questa pure è una definizione, l'estremo inferiore delle misure degli aperti che contengono E è uguale all'estremo superiore delle misure dei compatti che contengono E. Attenzione a non fare il contrario, se fate il contrario vi viene la misura di Riemann un'altra volta. Se prendete gli aperti limitati e fate l'inf, qua fate il sup, là fate al contrario, vi viene quella di prima. Questa è quella giusta. E anche qui non potete fare sup e inf perché altrimenti viene, diciamo,
qua il sub vi fa infinito, l'inf vi fa 0. Allora, banalmente, qua dovete fare per forza l'inf dei contenenti e il sub. I contenenti dovete prendere gli aperti e i contenuti dovete prendere gli aperti. Questa è qual è il problema? Dici, perché non la facciamo? Perché mo devi dimostrare che è una minima misura. Che significa una misura? Per esempio, che se faccio la due insiemi disgiunti, faccio la misura dell'unione, la misura mi viene la somma dei due. Però non solo si riesce a dimostrare che è una misura, ma la misura di Lebesgue è numerabilmente additiva. Se io ho una successione ai conenti e poi ho la misura di e con n e con n misurabile per ogni n, allora la misura poi e con i intersecato e con j è uguale al vuoto se è diverso da j. Questa qua si chiama una successione di insieme misurabile a 2 disgiunti. Perché a 2 disgiunti? Per il solito problema, se no ci devo togliere le misure delle intersezioni. Allora, la misura dell'unione degli e con n è uguale alla somma delle misure, della serie delle misure. Questa è una proprietà bellissima, comodissima, superlativa, perché quella di Peano Jordan non ce l'ha. Quando io prendevo l'insieme di Dirichlet, quella era un'unione di una successione di punti, c'erano tutti misura 0 e l'unione non era misurata. Questo è, quello si fa, si dovrebbe fare almeno in linea teorica. Ingegneria, capisco che si voglia ridurre tutto, come diceva Einstein. Tutto deve essere ridotto alla forma più semplice possibile, ma non più semplice. Se la misura della Lebesgue è complicata, io non è che posso fare i miracoli e farla diventare un gioco di... capito? Però il concetto è che lo faccio per avere questo, non è che lo faccio perché, cioè, i matematici sono pazzi, perché lo fanno perché, ma se non lo fai questo non ce l'hai. E quando vai a fare l'integrale, allora, se vi ricordate, per tirare fuori una serie dal segno di integrale l'avevamo fatto un teorema, che è integrazione per serie nell'ambito della convergenza uniforme, se vi ricordate. Quindi la successione doveva convergere uniformemente e prima dovevate, e le funzioni erano tutte continue, quindi il limite uniforme era continuo e poi potete. Qua non mi interessa, qua avete questo teorema, che infatti si chiama teorema di Lebesgue. Convergenza dominata. Cosa dice? Dice, prendiamo una successione di funzioni f con n. Misurabili, misurabili significa
praticamente voi una funzione non misurabile non la incontrerete mai. Quindi si deve scrivere che alla fine non tutti gli insiemi hanno una misura, non tutte le funzioni si possono integrare. Praticamente però nel vostro proseguo di studi tra laurea magistrale, dottorato e assegno di ricerca, se qualcuno ci arriva, e anche durante tutta la carriera universitaria, se viene dato professore universitario, una funzione non misurabile, se non fate qualcosa di specifico di matematica, non la incontrerete mai, perché deve essere costruita ci vuole l'assieme della scelta. Quindi sono controesempi fatti apposta. Quindi quelle che interessano a voi dal punto di vista ingegneristico sono tutte misurabili, quindi qua non ci perdo tempo a spiegare cos'è. Poi supponiamo che f con n converga a f puntualmente. Anche qui dovrei essere più specifico, dovrei dire puntualmente quasi ovunque, ma nel caso di, facciamo un esempio, se voi prendete la cotangente di nx, questa converge puntualmente a pi greco mezzi per segno di x. Ora, se nel punto 0 invece di convergere a 0 converge a 1, l'integrale del limite è lo stesso, chiaro? Quindi quello che fa in alcuni numero finito di punti oppure in insieme di punti che hanno sulla nulla non è importante. Però poi prendiamo puntualmente, perché questo è quello che mi serve. Puntualmente com'è rispetto a uniformemente? Di meno di più. E quindi il teorema è più potente. Ecco, però non è che vale sempre, ci vuole una piccola ipotesi. Abbiamo che f con n sono tutte minori o uguali a una stessa funzione g. Qual è la proprietà di g? Stiamo su un insieme e, e l'integrale su E di g di x in valore assoluto di x sia finito. Cioè, come si dice? G che spazio sta? Qua vediamo di nuovo quelle che hanno il valore assoluto dell'integrale finito. Sì. Stai nell'infinito? L1. Convergenza dominata, che significa convergenza puntuale più tutte le funzioni sono dominate dalla stessa funzione sommabile, sommabile L1 è la stessa cosa. Quindi vedete bene che verificare queste ipotesi è molto semplice. Tu ti fai il limite, poi oltre a farti il limite ti devi puntuale, quello si riesce a fare molto facilmente spesso, e devi vedere che tutte le funzioni le devi dominare da una funzione del 1. Se questa ipotesi non è vera, il teorema è falso, si possono facilmente dare dei contraesempi. Qual è la tesi? Integrale esteso a E di f con n meno a f tendo a 0. E quindi il limite integrale senso di f con n di x uguale integrale senso di quella indica questa, eh? E questa, se la potete, se portate questa a sinistra significa la differenza di integrale tende a 0, ci potete mettere anche il valore assoluto fuori, ma avere il valore assoluto dentro è meglio che avere il valore assoluto fuori. Se converge a 0 con il valore assoluto dentro è meglio che se converge a 0 con il valore assoluto fuori. Quindi le belle si fa per questo motivo qua, per avere questo teorema. Ora io le BEC non ho il tempo di farlo, tuttavia le funzioni integrabili secondo Riemann sono integrabili anche secondo le BEC,
Se io ho una successione di funzioni integrabili secondo Riemann che convergono a f, l'ho calcolata integrabile secondo Riemann, se le funzioni sono tutte minori uguali a una funzione g, integrabile secondo Riemann in senso generalizzato, e l'integrale è finito, il teorema si applica qua. Che io non l'ho dimostrato, ma era vero, rimane vero. Quindi questo teorema è l'unica cosa che vi chiedo di credere, perché non abbiamo il tempo di fare l'integrale secondo il tempo. Però questo teorema è talmente comodo che parecchie volte ci capiterà di utilizzare, potrebbe capitarci di utilizzarlo. E come vi capiterà di utilizzarlo magari in questo corso magari un paio di volte, capiterà di utilizzarlo pure negli altri corsi. Perché quando dovrete fare dimostrare qualcosa in L2, è parente, no? Perché se io ho che fn quadro è minore o uguale di g, fn quadro converge a f quadro, avrò che per esempio la norma L2 di f è minore o uguale del potrò, utilizzando questo teorema, potrò dire tante altre cose anche sulla norma L2, anche su che ne so quale sarà il contesto nel quale lo utilizzerete, però quello che so è che lo utilizzerete prima o poi, solo che quando lo utilizzerete non è che si fa così com'è, che non è che la derivata del salto è l'impulso di Dirac, che è una cosa misteriosa che ha pensato dire. No, si riesce a inquadrare matematicamente benissimo. Ah, ecco, ripetiamo la dimostrazione, la spiegazione che mi avete chiesto durante la pausa. Allora, prima di questa spiegazione, rifacciamo un attimo di riprima. In n dimensioni, io ho una misura elementalmente definita per gli intervalli, ho una misura elementalmente definita per i rettangoli, o pluriintervalli, come voglio chiamare, pluriettangoli o pluriintervalli. Vedete, se dite pluriintervalli prendete la denominazione da una dimensione, se dite pluriettangolo prendete da due dimensioni, però in realtà siamo in una dimensione. Poi avevamo Riemann o Peano-Jordan che facevano questo a livello di funzioni approssimate dall'alto e dal basso con le funzioni a scalino, la stessa concetto. E invece Lebesgue cosa fa? Prima misura gli aperti, misura i compatti e poi approssima gli zeri qualunque con gli aperti da fuori e i compatti da dentro. Questa è la differenza sostanziale, poi ci sono degli altri dettagli che però non dico, che se no mi fanno perdere solo il concetto. Qual era il grosso vantaggio? Che la misura di Lebesgue è numerabilmente additiva, quindi voi quando fate un'unione disgiunta di una successione potete fare, invece di fare prima l'unione e poi la misura, potete fare prima le singole misure e poi la serie, che è un grandissimo vantaggio. Facciamo un esempio: l'insieme di Dirichlet, cioè i razionali di 0,1, che lunghezza hanno? 0, perché sono numerabili, sono punti, i punti hanno lunghezza 0, è una successione, la misura di quell'insieme fa 0. Quando andiamo sulle funzioni, tutto si traduce che sul fatto che sarà molto più facile ottenere dei risultati di passaggio al limite per gli integrali. Avremo per esempio, c'è un altro integrale che per le funzioni positive dice che l'integrale del limit è più piccolo del limit degli integrali. Ok? Voi avete una successione f con n di funzioni positive e misurabili. Fate il minimo lì, l'integrale del limit è minore qua del limite dell'integrale. Per esempio, ci siamo, questo qua si chiama lemma di Cauchy. Poi avete, lasciamolo stare perché quello magari lo usate più raramente, ma quello fondamentale è questo qua, che in effetti si dimostra a partire dal lemma di Cauchy, che è il teorema di Lebesgue, che dice che per passare al limite sotto i segni di integrale, guarda, questo cos'è? Non è passaggio al limite sotto i segni di integrale, non ti serve la convergenza uniforme,
non ti serve manco controllare che F sia misurabile, ti serve controllare soltanto che le funzioni di partenza sono, ci potevi fare integrare. Una volta che le funzioni di partenza ci puoi fare integrare, fai il limite puntuale. L'unica cosa che ti serve è che le funzioni siano tutte quante maggiorate da una stessa funzione sommabile, e allora l'integrale del limite è uguale al limite dell'integrale. Stop. Sono ipotesi. Chiaro che questo teorema sono ipotesi sufficienti, non sono necessarie. Però se tocco qualcosa qua è facile con i miei esempi. Non è proprio un'equivalenza, ma poco ci manca. Chiaro? Quindi sono ipotesi molto più leggere di quelle che ci servivano per passare sul segno integrale prima. Qua potete avere tranquillamente funzioni che sono discontinue, funzioni che hanno problemi, ma fino a che potete fare un discorso là avete questo teorema fondamentale. Io ripeto, questo me lo voglio tenere perché prima o poi ci sarà. Ok? Poi perché c'è la differenza. Allora, quando io dico che F è il valore assoluto di X, F' è il segno di X. Allora, questo in senso classico non è vero. È vero in tutti i punti tranne 0, perché in 0 questa non è derivata. Però se io lo scrivo così, se io scrivo f di x uguale integrale tra 0 e x di f' di t del t, ricordate, questo è il teorema fondamentale del campo integrale. Questa qua, se ci metto il segno, che mi esce qua? Il valore assoluto. Assoluto. Quindi, però attenzione, se ci metto il segno, il valore della funzione di questa funzione che ci metto qua dentro, in 0, conta qualche cosa. No, perché è un solo punto. Ok? Quando vado a fare integrale tra 0 e x, sia x positivo o x negativo, non è bene la stessa cosa. Quindi, cioè se io invece di scrivere la derivata in senso classico, scrivo questa relazione, cioè quella fondamentale, quella del teorema fondamentale del calcolo integrale, è chiaro che non mi serve più che f' sia definita dappertutto. Se ci tocco un punto in cui non è definita, non succede niente, perché devo fare integrale. Allora, questa qui soddisfa questa relazione qui rispetto alla funzione di valore assoluto. Adesso andate a prendere la funzione, anzi, prendete la funzione periodizzata che vale x tra meno pi greco e pi greco e poi 2 pi greco periodica. Chi è f di t' di x? La funzione che vale segno di x per x compreso tra meno pi greco e pi greco e poi è 2 pi greco periodica. Se voi usate questa funzione più 1 meno 1 più 1 meno 1 e integrate come prima, vi esce questa funzione qua, la funzione che fa, cioè facciamo la figura che è meglio. Quando io dico che la derivata di questa è questa, è questa, sto dicendo che se scriviamo quella relazione di prima del teorema fondamentale del calcolo integrale, se ci metto a sinistra questa e a destra questa, funziona. Chiaro? Quindi, non in senso classico, ma nel senso del teorema fondamentale del calcolo integrale, questa è veramente la derivata di questa, indipendentemente da cosa vale in questo punto, in questo punto, in questo punto. Ci siamo fino a qui. Adesso
andiamo a prendere, mettiamo qua x, come fa? È l'onda tende di sé. E mo qua chi ci metto? Non ci posso mettere 1 e poi periodica, perché ci metto 1 e poi periodica, mi viene sempre 1. E quando vado a integrare non mi viene questa, ma mi viene questa. Per avere 1 è più y come di ogni. Allora cosa ci vuole? Ci vuole 1 e poi ci vuole qualcosa in questo punto il cui integrale istantanea in un solo punto sia meno 2. E non c'è nessuna funzione che possa fare questo. Cioè, anzi, no, meno 2, meno 2 è pi greco. C'è un qualcosa che quando vado a fare l'integrale in un solo punto mi fa scattare il salto di meno 2 pi greco. Si può fare con le funzioni questo? No. Allora perciò introducete l'imbuzzo di Dirac che quello integrato fa il salto, cioè integrato fa 1, moltiplicato per meno 2π fa un salto di meno 2π. È una funzione speciale? No, non è una funzione speciale, è una funzione quando andare integrale fa 0. Si può fare, ma in un contesto più ampio che si chiamano distribuzioni matematiche. Quindi bisognerebbe fare la teoria delle distribuzioni. No, la teoria delle distribuzioni, se diciamo è altrettanto complicata la teoria delle bevande, cioè non è che si può fare proprio così, improvvisare. Un minimo di difficoltà ce l'ha. A noi la però lasciamo stare dove sta. Se avremo tempo faremo qualche cenno. Ma se più probabilmente non avremo tempo non faremo cenni. Però quello che vi interessa matematicamente è sapere che innanzitutto c'è una forte differenza tra il caso di prima e il caso di adesso. Il caso di prima funzionava il termine fondamentale del calcolo integrale, questo no. Qua non posso dire che la derivata di quella è 1, perché se vado a fare il termine fondamentale del calcolo integrale si vede che non funziona, quindi sto perdendo un pezzo qua la derivata, perché c'è il salto, la derivata è il salto qua 0. E dall'altra parte almeno sapete che se un domani doveste approfondire per qualche motivo questo discorso, lavorare con l'impulso di Dirac, matematicamente dovete andare a trovare qualche libro sulle distribuzioni. Almeno non lo sa. Lo sa da prima, sa andarselo a cercare. Va bene? Ok. Allora facciamo un. Ci abbiamo ancora 5 minuti, facciamo un piccolo video. Perché oggi con le serie di Fourier finiamo e quindi la settimana prossima iniziamo un nuovo argomento. Certo, certamente esercizi non abbiamo fatti tanti, però allora cosa abbiamo visto sulla serie di Fourier? Abbiamo visto che la somma parziale è una proiezione, abbiamo visto che se una funzione sta in realtà se sta in L2, quindi se sta in prima che sta in L2 sta anche in L2. Per tutte le funzioni integrali secondo Riemann la convergenza in L2 c'è, l'abbiamo dimostrato oggi. Poi, per tutte le funzioni regolari a tratti, anche se discontinue ma in un numero finito di punti dove esiste limite sinistra e destra della funzione della derivata, c'è la convergenza puntuale, nei punti di discontinuità converge alla semisomma, che sono poi i casi che capiteranno a voi più spesso. Se addirittura la funzione oltre a essere C1 a tratti è anche continua, la convergenza non è solo puntuale, non è solo alle L2, addirittura è totale. Nel dimostrare questi teoremi abbiamo dovuto fare dei giri strani. Prima abbiamo dimostrato la convergenza puntuale nel caso di C1 a tratti e C1 a tratti. Poi abbiamo dimostrato la convergenza totale nel caso di C1 a tratti e continuo. Oggi, in base a questi due risultati, abbiamo visto che se una funzione integrale secondo Riemann converge sempre in L2. Quindi stranamente è più facile, cioè
è diventato facile dimostrare convergenza nelle due, cioè che l'esuberanza di Bessel è un'uguaglianza, dopo che abbiamo fatto il teorema sulla convergenza graduale, quindi quel teorema l'abbiamo fatto forza. Poi, che abbiamo visto? Quando andiamo a sviluppare in serie di Fourier le funzioni normali, abbiamo visto che se sono pari abbiamo solo gli agonelli, se sono dispari abbiamo solo i bigonelli. Quando ci sono le discontinuità, i coefficienti tendenzialmente vanno come 1 su n. Quando le discontinuità non ci sono, i termini con 1 su n se ne devono andare, perché se c'erano i termini con 1 su n, la convergenza totale non è. È chiaro? Quindi se ci avete i termini quando andate a sviluppare con la n sotto ma non con n quadro, allora vuol dire che la convergenza è solo puntuale ma non totale, quindi dovete avere qualche discontinuità. Se la discontinuità non ce l'avevate, rifate i conti, vedete che non avete semplificato quello che era semplificato, almeno questo nei casi più, diciamo, perché non è compatibile col fatto che la convergenza debba essere totale. Poi abbiamo visto anche che andando a fare esercizi su x, su x quadro, su assoluto di x, su segno di x, per esempio, cioè, se devo fare la serie di Fourier del valore assoluto di x, non la faccio, faccio la serie di Fourier della derivata che è il segno e poi integro il termine a terra. Si può fare, anche se non l'abbiamo dimostrato perfettamente, però si può fare. Abbiamo visto quando invece la derivata non si può fare, quando ci stanno la funzione di partenza c'ha i salti, allora non male. Poi abbiamo visto che tutte queste serie di Fourier ci danno un sacco di serie in più, di cui conosciamo la somma. Somma di 1 su n quadro fa pi greco 4 sesti, somma di 1 su n alla quarta fa pi greco alla quarta su 90. Somma di 1 su n alla sesta farà pi greco alla sesta su un altro numero. Somma di 1 su n all'ottavo farà pi greco all'ottavo su un altro numero. Se fate l'esercizio, esce. E va bene. Poi, visto che avevamo fatto la convergenza in L2, abbiamo deciso di dare un accenno al fatto del perché c'è latente, incombe su di noi questo discorso della misura e dell'integrale di Lebesgue. Questa misura e questi integrali di Lebesgue vanno fatti per integrare le funzioni in più, ma tutte le funzioni poi che incontrerete, almeno fino alla laurea magistrale, saranno pure integrabili secondo Riemann o secondo Riemann zeta generalizzato. Allora qual è il problema? Non è tanto per avere tanti integrali in più, ma è per avere quei risultati di numerabile additività per la misura e di passaggio al limite sotto i segni integrali per gli integrali, cioè il teorema della convergenza dominata di Lebesgue, che vale quando le funzioni sono integrabili secondo Lebesgue, vale a maggior ragione quando le funzioni sono integrabili secondo Riemann. Perché una cosa che ovviamente non ho detto è che quando un insieme è misurabile secondo Riemann e anche misurabile secondo Lebesgue, la misura coincide, e quando una misura è integrabile secondo Riemann e anche integrabile secondo Lebesgue, e la misura coincide, l'integrale coincide. Quindi la misura di Lebesgue e l'integrale di Lebesgue sono estensioni di quelle di Riemann, non sono diciamo un'altra cosa. Un ultimo fatto che ripeto, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, è che per quanto la misura di Lebesgue riesca a misurare un sacco di insiemi, non li può misurare tutti. L'esempio di insieme non misurabile secondo Lebesgue è complicato, ripeto, richiede l'assioma della scelta, però esiste un paradosso che si chiama paradosso di Banach-Tarski, l'ho già citato, in cui io prendo una sfera, la suddivido in 5 o 6 pezzi, mi pare 6 o 5 o 6, comunque lo trovate su YouTube il video che descrive questa cosa, questo paradosso. Cercate paradosso Banach-Tarski, trovate proprio un video di una ventina di minuti che vi descrive così. Prendo questi 5-6 pezzi, questi pezzi mi splittano la sfera, cioè è un'unione disgiunta che è messa insieme dalla sfera, poi li giro, movimento rigido, li riassemblo, viene un'altra unione disgiunta e viene una sfera più grande. Allora l'unica risposta possibile a questo paradosso
e che questi insiemi, che ripeto, si possono costruire solo se tutto passiamo dalla scelta, che è una cosa che non mi annuncio neanche, a solo se questi insiemi una misura non ce l'hanno, perché qualunque misura che rispetti il fatto che se io quando giro un insieme, quando io giro un insieme, voi volete che la misura cambi? No, nessuno vuole che cambi, perché se c'è un volume in R3 e io lo giro, il volume deve rimanere uguale, se no qual è il progetto? Allora uno mette le piastrelle di così perché così il volume è di meno, oppure mette di così perché no, non può essere. L'unico modo affinché questa non sia contraddittoria, questa affermazione, è che quegli insiemi la misura non ce l'ha. Cioè esistono come insiemi, ma non sono misurabili secondo le Becquerel. Ma non solo secondo le Becquerel, secondo non possono essere misurabili secondo nessuna misura che rispetti l'invarianza per rotazioni e per traslazioni, perché altrimenti otterremo una contraddittoria. Ok? Adesso, con la minor spesa possibile di tempo, avete un quadro piuttosto chiaro di una certa serie di proprietà. Cosa dobbiamo fare nel futuro prossimo? Dovremo fare la trasformata di Fourier e parallelamente dovremo fare le funzioni di variabile complesse. Vi serviranno tutte e due funzioni di variabile complesse, vi servono il teorema di residui, vi servirà e il teorema di residui vi serve per esempio a controlli. Funzioni di variabile complesse possono servirvi a onde. La trasformata di Fourier vi serve a teorie segnali. E quindi questi argomenti vi servono tutti e due. Se li facciamo da uno, cercherò di mantenere questo tipo di approccio, cioè cercheremo di fare non troppa teoria, un po' di teoria sì, l'essenziale sì, il teorema dell'antitrasformata sì, diciamo sarà, o altre, qualche altra cosa sì, farvi capire come si fa la trasformata di, perché alcune trasformate si faranno banalmente, altre trasformate si faranno in maniera più complicata. Voi fate pure la trasformata della delta, capito? La trasformata è una costante, è una costante per la delta, la trasformata della delta è una costante. E dall'altro canto, io adesso non so se decidere di fare completamente prima un diciamo argomento. Vabbè, questo qua lo decido, ci vediamo martedì, giusto? Quindi martedì saprete cosa facciamo per prima.